parto. So qua, dai, vabbè. Buongiorno. Perché si è spento? Più che altro non si era acceso. Buongiorno. Mamma mia, sta sedia, dovrei cambiarla, però... Oh, quanto costa? Fammi vedere, quanto costa la Secret Lab nuova? Vai, compro. Non posso, ma vediamo. Secret Lab. Saldi del Black Friday. Oh, ma è il periodo giusto. Sei di Secret Lab, fammi vedere. Classic, sì. Come gli dico che sono ciccione? Tutte le sedie da gaming. Capisco un cazzo. Benissimo, fatemi guardare, guardiamo assieme. Buongiorno. Ciao Gabriel, grazie all'astrologa, 36 proprio come i 36 Whipple, che è una cometa periodica del sistema solare, proprio quella, lo sapevo. E grazie anche ad Ajax per i 15 mesi. Sono ancora buone le Secret Lab, sì. Sì, cioè. Però io non posso aprire il sito di un produttore... Adesso, mi sta bene tutto, però non mi si possono aprire 150 banner di pubblicità all'interno di un sito che è pensato per farmi già comprare della roba. Cioè, mi stai rompendo i coglioni, mi passa la voglia poi. Yeah. Che palle poi dopo che acchiappa. Ah, perché non è proprio full screen, perché c'è sotto la barra della ricerca di Windows, vabbè. Cioè, si può... Allora, saldi, ok. Se io vado su sedie, perché magari ci sono delle sedie non in sconto, ma buone. Tutte in offerta sono. Taglia. Guida la misura. Allora, io sono alto 1,85 e peso... Attualmente 86 kg più o meno. A regular o XL? Ok. La XL è indicata per chi supera i 130 kg. Ok. O i 2 metri. No, ok, il 1,90 m, ok, ho capito. Boh, vediamo. Io ho la regular, per lei meglio la XL. Ma io che cosa c'ho? La mia è T di tette. E mi trovo bene con la mia, in realtà. È la Titan. Com'è che è? Io mi trovo bene. Come faccio a vedere la differenza? Tipo questa, che cos'è? C'è la XL. Ah, ok, di ogni sedia ci sono le... ci sarebbe scritto se fosse XL. Apriamone una a caso. Tanto in pelle non la voglio. Ok. Ok, regular, se io metto XL... non c'è scritto però. Evo, c'è scritto dietro Evo, ma mi sa che è uguale qua, vedi? Però io forse sapete che ho l'XL... non c'è scritto... Sapete che non lo so. Vado a vedere magari nelle mail. Shipment. Ok, order.
No, questo è il replacement del bracciolo. Madonna, l'ho comprata nel 2019 la sedia. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Scusate, sto cercando di capire che cazzo ho comprato. E qua c'è scritto Titan 2020 Soft Wave Charcoal Blue. E non parla però di quanto era grande. Però l'ho pagata meno di entrambe. Ho vissuto tutta la pandemia resiliente, ho cambiato anche casa. Con quello che costa dovrebbe durare di più. Allora, in realtà la sedia è ottima, sono i braccioli che hanno iniziato a sfondarsi e io ho bisogno di un supporto un po' maggiore per via della scoliosi, perché la sedia è ottima, infatti la do alla Ale. Ciao Alessandra! Bellissimo, faccio l'assassino poi. No, Spider-Man non fa così. Faccio l'assassino, l'anulare dove to. Poi fai zing. No, più che altro la cambio perché la mia vecchia sedia, quella che ho preso a lei, sta perdendo i pezzi delle ruote. Solo che costano un botto. Lei sta usando la mia vecchia DX Racing, si chiama. Boh, io comunque le ho dato €400 della mia. E qual è? Secret Lab Titan 2020 Soft Wave Charcoal Blue. Non parla di quanto ero ciccione. Non puoi cambiare solo le ruote? No, è un modello ancora più vecchio, non si trova un cazzo in quella roba lì. Ah, vedi, se la voglio come la mia si paga di più, giustamente. Oppure pelle Napa, che è pelle di Cristiano questa qua, guarda, è 1 milione di euro. Exotic, che cos'è? Babba mia, senti Dio. Bella di Minecraft. Bellina. Non disponibile quelli di Demon Slayer. Vabbè, non sono fan. No, Naruto, carina. Bella. No, bella questa. Con anche il badge. Allora, magari è un po' troppo da Weeb. Però bella, molto bella. Quella di Diva. Allora, è molto bella. Mi piace moltissimo. Poi, non sono una e-girl, però è molto bella. Quella di Naruto è molto bella, sì. Vedi, qua con il nuovo modello si possono cambiare i braccioli. Che sono la cosa rotta. È che nella mia non si possono cambiare. Vi mando una foto. Vi mando, ve la faccio vedere. Che cazzo, l'ho fatta storta. Vabbè. Vedete? Vedete? Sono così i braccioli. Ne prendi già 3 di scotte e sei a posto a vita. Appunto. La vita no, Gabriel. Però. Era anche per quello che il prossimo cambio. Visto che si possono. Perché questi sono attaccati e non si possono togliere. L'ale fortunatamente non li distrugge, magari ci mettiamo un'imbottitura o facciamo un cambio. Questi invece si possono cambiare. Poi non so perché preordina qua. Lo cloud swap. Arm restop. Cosa cambia? Cioè, cosa cambia questa? Si fissa magneticamente permanentemente perfetto col bracciolo. Si adatta comodamente a polsi e gomiti. E dentro ci posso mettere la droga sotto. Bello! La cocaina.
La blu? La meth. A noi più cool, e può essere. Laito, grazie per i 39 mesi. Che palle. Le salviettine per pulirla. A me hanno dato questo. Io ho questo. Ho questo qui da qualche parte. Che sembra una roba per infilarsi poi i canotti nel culo. Cos'è questo? Ah, il poggiapiedi di peluche. Don Crypto, perdonami, buongiorno, mi si fa nei vocali mattutini, le chiese di benedizione per la mia ragazza che andava a fare un colloquio, finalmente passata, complimenti, grazie mille. Quant'è che costa sta cosa? 70 euro, io ho un dagotto da 15. Ecco qua. Dagotto, è anche un po' pieno di polvere, il dagotto dell'IKEA, 15 euro. È un po' freddo d'inverno, ma vabbè, insomma. No, non credo che sarebbe una cosa che mi piacerebbe avere. Magari sì, quando fa particolarmente freddo, però... Paletta, grazie per i 46 mesi! No. Non mi interessa. Soda Purple. Perché preordina la Black? Novità, Charcoal Blu. Ma è uguale alla mia, scusami. Dove sarebbe la novità? Non è identica? Scusate, sono matto? Mi sembra la stessa roba. Poi c'è il poggiatesta magnetico, questa sì, per carità, sti cazzi, tanto non lo uso. Ma a me sembra la stessa cosa. Toh, vabbè, è una texture un po' più fighetta, è uguale. C'è la sezione pezzi di cambio per riparare le vecchie sedie? Perché quando io ho dovuto scrivere l'assistenza, sei sicuro? Pezzi di ricambio, fammi... no, vedi, c'è questo, c'è... no, non viene via il mio, io devo cambiare l'intero bracciolo, Perché questi sono magnetici. E il mio non è... Ah no, aspetta! Si può svitare questo. Questa è la mia. Ha due manopoli di regolazione lombare e un cuscino magnetico per la testa. Se il bracciolo... Controlla il fondo del bracciolo, come mostrato nell'immagine di seguito. Se il tuo bracciolo ha un unico foro per la vite, ti preghiamo di acquistare il bracciolo... Oh! Oh oh! Fammi vedere. Aspetta, che mi serve... Ascolta, ma faccio una foto, faccio prima, no? Dura di più, come ricordi. Ho messo il telefono in stand-by, bravo gatto. Vediamo. Non si vede niente, tutto buio. C'è la mia faccia, però. Porca troia. Guarda, la faccia del rincoglionito. Aspetta. Guarderò con la torcia che si fa meglio, va? Allora, ha una vite dietro. Conferma, dov'è una merda qua sotto? Boom. Sì, è così come in questa foto. Perché l'ultima volta, non sto scherzando, io ho scritto l'assistenza nel... Ve lo dico perché ho ancora qui le mail. Ho dovuto scrivere l'assistenza nel 2020 e ho pagato fuori garanzia l'intero bracciolo. E infatti, se non sbaglio, gli avevo dato... $29. Però ho cambiato l'intero bracciolo, non solo il poggiagomito.
Però c'è lo Secret Lab in PU. Aspetta, c'è un PDF. Ecco qua. Vabbè, lo sviti con cacciavite. Ah, vedi, bisogna anche ammenicolare. Però va bene. Sì! Fantastico, facilissimo, grazie! Ah, right side... Ma perché il left side lo devo preordinare? Ma che cazzo? Cacchio! Quindi volendo potrei farmi la sedia nuova io e dare la mia all'ale, però sistemata perfetta. Grazie ragazzi, veramente la svolta questa, Con 50 euro sta sedia torna nuova. Quel dell'ale che problemi ha? Sta letteralmente perdendo i pezzi delle ruote. Però non è una Secret Lab. Una sedia abbastanza del cacchio. È che al di là del fatto che ho paura che cada e si faccia male, paura che rovini il parquet. Mi sono guadagnata una cena martedì. Addirittura. Era la mia vecchia, sì. Ah, sì, mi ricordo. Joy, le ci vuole bene anche a lei, grazie mille. E grazie ad Alex, buongiorno, purtroppo per i troppi impegni non la vedo da un po'. Come sta? Meglio, grazie, molto meglio. Io andrei su... Cioè, non so se è la mia regular XL. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Dimensioni intermedie tra sedia Gaming City Lago Omega e Titan 2020. E questo asterisco... Ah, ok, la regular, eccola qua. La regular è un'intermedia tra... L'Omega e la Titan. Quindi è più piccola della mia, perché la mia è la Titan. Ragazzi, non posso... La sedia all'ale la devo cambiare lo stesso. Semplicemente gliene do una nuova. Non sto risparmiando niente. Obel, buongiorno. Quasi un anno come un e come vergognoso non mi faccio vedere da un bel po'. Non importa. Bentornato, grazie mille. Va meglio, sì. Io non ho capito però a questo punto cosa mi conviene fare. Perché io con questa la testa non la appoggio, vedete? Io ho quella nuova, Titan XL, sono 1,94 e sto da Dio. Però io sono 1,85, io sono 10 cm in meno di te. Perché io non voglio neanche una roba troppo ingombrante. Allora, con questa mi trovo bene. Semplicemente vorrei una roba più che mi supporta meglio la schiena. E non mi faccia sedere in maniere strampalate. la Herman Miller magari, cacchio. È ingombrante. Lino all'XL, vero? Ma in realtà guardando le indicazioni non la XL, perché questa arriva fino a 1,89. E io sono 1,85 e peso meno di 100 kg. Perché poi non è una roba che tu vai al supermercato e la cambi, no? Questa era la cosa che mi intrigava parecchio. Base della della seduta scolpita a ciottolo. Cosa che c'è? Impossibile tu sia 1,85. Sono 1,80 e la Games Week mi staccavi un botto. Mi hanno letteralmente misurato, Klemblitz. Mi hanno misurato quelli della DL Gym. Quindi sì, sono 1,85. È proprio il certificato. Sono alta 1,80, decisamente meno di 100 kg, ma la XL è stracomoda. Allora,
Non ho dubbi che sia comoda, però ricordatevi, ragazzi, che io sono molto stretto in questa stanza. Ecco, questa è la cosa che volevo. Questa è la cosa che più mi sta attirando. Perché io ho la schiena che fa una S così, cioè fa così, e in più fa anche una S in avanti. C'è proprio una roba tutta storta. E questa cosa qua potrebbe essere ottima. Che era il motivo per cui volevo la Herman Miller. Però costa una fucilata. Il regolatore è fenomenale, eh. Ah, sì, sono sfoderabili. Anche la mia, no? Sì, c'è la cerniera. Cioè, magari le prendo anche la skin nuova, la Ale, che così è proprio la seggiolina tutta nuova. Ah, che contento che sono. Oh! Oh! Rotelle extra small. Carino. Abbassa l'altezza della seduta con assale in acciaio. Oh! Rotelle morbide per il parquet. Quanto costano? Qua capì, parte un patrimonio, però. E io adesso mi sono messo il tappeto dopo aver rovinato il pavimento. Grazie a Kepu per i 32 mesi. Tanti soldi. Ciao Dabone! Non avete che recuperi i braccialli per la sua signora e la sedia nuova. Sarà un mutuo, ma ok. No, è quello che devo fare. Puoi sempre mandarla indietro. No. Lord, ma che coglioni. Cioè, mi arriva un pacco gigantesco che devo portare su dalle scale e poi devo rismontarla e rispedirgliela. Ma mi ammazzo piuttosto. Allora, le sedie da gaming non sono vere sedie da gaming. Sfatiamo questo mito. Per anni le sedie da gaming sono state delle sedie da racing messe sulle ruote. Ok? Secret Lab, non ho problemi a fare pubblicità perché mi sono trovato veramente bene con questa. Secret Lab è stata una delle prime a dare effettivamente qualcosa che tu ti siedi e non ti vuoi ammazzare. Cosa cambia da questa è plus e questa è ibrida. Cosa cambia tra una roba e l'altra? Questa è stealth, questa è cookie e cream, ma il colore sarà. Soft wave. Ah, perché questa è in pelle. Ok, questa è in pelle. No, la pelle ve la sconsiglio perché si rovina subito. Togliamo le classic. Ok. Volevo la tecnologia. Bella quella di Jinx. E queste sono quelle nuove. Ma scusa, perché non c'era nelle skin dell'altra? Bella quella di Game of Thrones. Cos'è questa? È una volpe a nove code. Che è? Ari. Ah, è di LOL. Io mi trovo molto meglio con la pelle, almeno non si macchia. Capì? Meno che non caghi sulla sedia, però neanche la mia si macchia. Stelte, non si sente quando giri con le rotelle. Da più 5 alla furtività. Comunque, stronzate a parte, le Secret Lab danno un buon supporto lombare e sono comode, molto regolabili. L'unica cosa che mi mancherebbe sarebbe anche la scrivania, quella ci arriveremo. Signor Bondi, buongiorno, un saluto e buon lavoro, altrettanto, grazie mille. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Beh, sono molto belle. Ma scusa, perché non potevo prenderle come skin dell'altra? Il problema è che non c'è un brand al quale sono particolarmente legato. Bella quella di Harry Potter. Però non voglio la sedia di Harry Potter. Mi sento un coglione. Boh, non c'è un brand alla quale sono particolarmente legato da dire... Ah, eh?
Adesso sì. Perché c'è tutto tessuto e queste skin sono tutte in pelle. Ah sì? Questa qua era. Che poi anche qua dei nomi meglio potevano metterli, no? Ho messo tessuto e queste sono tessuto. Ah, e se io invece metto simil pelle... Ah, ho capito. E allora niente. E allora niente. Cos'è che è da popstar? Bella però. ci fosse Skyrim? Sì, però non c'è. C'è Assassin's Creed. Oh. Perché bella. Sono tutte belle. Allora, sono tutte belle. Ne cambiassi una settimana, vi direi anche sì. Questa fa poca gara. La preferita nera, quella... Ecco, questa qua di Lilith. Bella, bella. Se la potessi cambiare settimanalmente, direi anche sì. Però... No, cioè, mi stufo tantissimo. Oracle, il... Quello dei software? Pignola, io ho preso la mia seconda Secret Lab in tessuto quest'anno. La trovo di qualità molto superiore alla classica in pelle e sempre Secret Lab. Inoltre, la scrivania ho preferito optare per una Rozzi. Davvero la serie in tessuto è maniera... Non la mia è già in tessuto, io mi trovo benissimo, eh? È perfetta, eh? Solo i poggiagomiti, ma abbiamo già trovato la soluzione. Team della Formula 1, vabbè. E qui ci sono i team di sport. No, no, tessuto assolutamente. Però non so, perché la differenza sono 50 euro. Però non mi dice la misura della sedia. Vabbè, guarderò meglio da solo. Abbiamo già buttato abbastanza tempo in sta cazzata qua. Però il fatto che si possano cambiare i poggiagomiti alla mia... Ottimo. Ho provato la Secret di Moro e mi dà fastidio il braccio che si muove. Scusami? Per il metro ti misuro la mia XL. Dai! Però mi sa che devi misurarmi. Allora, misurami l'altezza. Ma non c'è. Ma dai, veramente non c'è sul sito. Caratteristiche prodotto. Ma mi pare impossibile che non ci sia una guida alle misure della sedia. Mi sembra veramente imbecille sta cosa. Non ci credo. Tag NFC. Anticontraffazione. Addirittura! Vabbè. C'è, ma certo, eccola qua. No, questo, altezza consigliata, dimensioni del pacco, tappezzeria, braccioli, supporto lombare. Sono stronzi. E allora sono stronzi. Questo è il pacco. Berto, 72 mesi come un parmigiano molto costoso, grazie mille. No, no, le consigliate non sono però il... sedie. XXS? Per i bambini? Oh, che carina! No, ma è bellissima! No! Ah, ecco qua, vedi le specifiche dettagliate. Ma è carina da morire! Per i bambini... No! La devo comprare, me la metto qui, solo per averla. È bellissima! Vabbè, scusatemi, tornando indietro. Ho capito dove devo andare a mettere le mani. Eccola qua. Dov'era? Caratteristiche prodotto? No, scusami. C'era un attimo fa. Guida le misure. No, però questa è la guida alle misure, l'altra. No, ok, ce l'abbiamo.
Regular, altezza dello schienale 85 centimetri. Oddio, ho perso di nuovo il metro? No, ce l'ho, eccolo qua. Boh. Quindi, altezza schienale dovrebbe andare fino a qua, 85. La mia fa 86. Vabbè, un centimetro in meno. E di larghezza? La mia fa 55 più o meno. Cazzo. Però la seduta, aspetta. Sedile 47. Magari dall'angolo all'angolo. Insomma, però. Strettina. Che ci starei. Che qua sono 4 centimetri in più e va bene. Mm. 56 centimetri lo schienale. Questa fa 53. Vediamo. La mia fa 56. Come quella grande. La mia è un modello vecchio. Vedi, dimensione compresa tra Omega e Titan 2020. Che cazzo è sta roba? Io avevo la Titan del 2020. Però questa, la R è un po' più piccola. Che poi è di pochissimo, eh? È che io già così con le spalle, come vedete, sto giustino. Vedete? Vedete? No, Ricky, è che se mi stringi le spalle mi ammazzo. La mia vecchia, quella che usa l'ale, io ero così con le spalle, volevo uccidermi. Poi il palese vede ancora più grosso, hai ragione, quindi lo compenso lo spazio. Sì, però veramente le differenze sono minime. Boh. Ti stringe le spalle le XL? No, le XL no. Perché fa 40, no, questo 49, fa 89 centimetri, mi dà 4 centimetri in più di questa. La mia è 87, quindi 2 centimetri in più di 85, cioè mi darebbe 2 centimetri in più. No, prendo l'XL, sì. No, ma infatti a sto punto direi prendo l'XL. Più che altro non capisco perché questa differenza nei modelli, cioè cambia veramente poco da una e l'altra. Boh. È anche in sconto, però sono tanti soldi. Quanto dureranno gli sconti? Dureranno fino Black Friday. Ci penserò su. 2 centimetri sono 2 centimetri. Sono tanti 2 centimetri, Cioè sono questi. Anche Natale fa sconti, dici? Vabbè, vediamo. Cuscino magnetico per testa del memory foam vale 49 euro. Se io non lo voglio, me li togli 49 euro? Sennò dai, all in, la pelle napa, che si rovinerà dopo 3 giorni... 1000 euro. Che poi mi sudano le palle con la pelle. Io non capisco. Vabbè. La palla con la pelle. Boom. Vabbè. Questo fa tutto per me.
questa roba qui. Poi chi cazzo è che si sdraia con la sedia, a parte PewDiePie, per fare le cagate? Boh. Vabbè, giochiamo a Portia, che abbiamo buttato via tutto il tempo del mondo. Però è stato carino chiacchierare con voi su sedie. Secret Lab, sono qui, se vuoi mandarmi delle sedie gratis. Moro quando fa il pisolino. Mio moroso mentre guardiamo i film. Sulla sedia state? Esatto, solo più fa... Can you do this? Abbiamo fatto una seduta. C'ho 2-3 anni, devo dire che è comoda e resistente. No, no, ma anche la mia. Guardate che potessi cambiare solamente i braccioli e l'ale non avesse i pezzi che cadono, veramente, dalla sua avrei cambiato solo il bracciolo. Perché è comoda. Mi intrigava l'idea del supporto lombare in più, della regolazione della schiena, perché ho mal di schiena. Però al di là di questo, la sedia è buona, Durerà ancora un bel po'. Quindi ripeto, se volete delle sedie buone, durevoli, questo è un marchio buono. Adesso che si può cambiare il bracciolo col magnete, per me sono imbattibili. Avevo già provato per le collaborazioni, mi hanno detto solamente che c'erano dei contatti con la Lino Solego, che sono ottime, immagino. Però non hanno il supporto per la spina dorsale che serve a me. Ci sono ottime sedie, ma non per chi ha la schiena de merda. Come me. Hello there. I've heard all about you. Cazzo è questa? So glad to finally meet you face to face. I'm Trudy, the mayor of Sandrock. Dove sei stata tutto il tempo? I've been off on official mayoral business. Ovvero? Someone needs to try to control the growth of the Ufala Desert to preserve our town. Va bene. Not everyone seems to have faith in the methods I'm using. Ma che dildo c'ha in testa? Anyway, I just wanted to come by and introduce myself. Bentornata, signora. I'd also like to extend an invitation to the next fireside. Ci vediamo domenica. We've got a lot to... You seem to be adjusting quite well to Sandra. Ma che incarico? And we're happy... No. Commissions? Actually... There is one small. You don't need to trouble yourself too much with this. Una nuova scrivania per il municipio. Ci penso io, signora. In realtà credo che un'altra grande mano me la darà la scrivania regolabile. Ripeto, se il 2024 va come deve andare, ci saranno grossi cambiamenti e li vedrete. E farò anche un cambio di scrivania. Stringete il culo e incrociate le dita per me. Perché se il 2024 va come dico io, ci saranno belle cose. Non mi avete mai visto fiducioso, vero? Però sarà così. Sarà così. La scrivania fa tanto, sai perché? Perché io il... Sbaglio l'audio del gioco un po' altino. Ancora un po'. Ecco qua. Cambiato poco, ma va bene. Allora, io con sto problema della schiena ce l'ho da sempre. Mi hanno portato a fare mille visite, mille cose. Che in realtà il problema di scoliosi l'ha avuto anche mio papà. Lui non ha mai fatto nulla ed è cresciuto comunque con... con la schiena giusta. Ah, sedia d'ufficio. Però mi serve... Ah no, la ricetta mi serve, ok. Mia mamma ha rotto i coglioni. No, visite, visite. Mi hanno fatto il busto. Io ho portato il busto per anni. Ma era sbagliato. Quindi mi spingeva da una parte, ma non teneva fermo dall'altra. E quindi il busto mi ha fatto la schiena dall'altra parte.
Quando poi mi hanno fatto il busto giusto, ormai era troppo tardi. E non mi ha mai più risolto la cosa. Mazza quanto costano queste ricette. Gran bel lavoro di merda. È andata così. E che dobbiamo fare? Bella 900 questo. Dei chiodi di ghisa? Li posso fare i chiodi di ghisa? Cazzo, spero di sì. Acciaio al manganiello. È uguale. Solo che questo mi paga di più. Fanculo. Via. Sì, sì, ho la schiena S. Che ne pensi di chiropratico? Che non credo possa risolverla. Quindi sono soggetto a dolori. Dolori alla schiena più o meno prepotenti. Però adesso mi servono ancora cosi. Ah, mi serve anche un asse di legno duro. Allora, due viti di rame. I chiodi di ghisa, fuck. Ah no, c'è la smerigliatrice civile, eccola qua. Tiè, tiè, benissimo. Il legno duro mi aveva detto. Due. E anche due bastoni di legno duro. Due, ecco qua. E poi mi serve l'acciaio di Joe Manganiello. Tiè. Bom. E in tutto ciò io volevo fare ammazzare bisonti per la pelle. Il dolore della schiena colpisce la cervicale, tutto. Mi fa male ogni tanto solo la cervicale, ogni tanto parte da qua e mi arriva fino all'osso sacro. Quindi ho dolore. Devo dire che da quando ho comprato il materasso nuovo è cambiata tantissimo la situazione. Ho comprato il materasso e il cuscino della... non mi ricordo più come cazzo si chiama. E la mia vita è cambiata di molto. Però ho dovuto spendere un'infinità di soldi per il materasso. Che mi sono portato poi dalla casa vecchia, naturalmente. Ciao, Kud! Cos'è che devo fare? Ah, devo andare... eventi di apertura al ranch? Dov'è che devo andare io? Devo anche riparare la recinzione della torre idrica. Però non ho capito dove devo andare. A ranch. Qui? Pensa, Ricky, io ho speso di più. Molto di più. Però devo dire che è un materasso che mi sta dando grandissime soddisfazioni e che mi durerà per tutta la vita. Avevi lo sconto, bastardo. Beh, buon per te. Ciao, Katy. Ciao, Katy. Come stai, Katy? Hai comprato un sacco d'acqua? Capisco, capisco. Senti un po', Katy. Devo ammazzare anche... sì, la collana d'osso ti piace? Va, ti dà difesa più 3. Grazie, è really nice. Ci mancherebbe, Katy. Eccoci qui. Ah, ok, 700 il letto, il materasso 1300 scontato. Ok, allora ci avviciniamo già di più alla cifra che gli ho dato io. Sono tutti soldi ben spesi. Sì, ragazzi, però so tanti soldi. Cioè... allora... shout out to City Hall for inviting me here today. Now... come l'ho detto anche quando l'ho comprato, i soldi migliori che puoi spendere sono per il letto e per la sedia dove ti siedi, naturalmente, perché ci passi il 90%, cioè il 100% del mio tempo va tra questa sedia qua e il mio letto. Ma io posso spendere migliaia di euro per non soffrire tutto il giorno. Cazzo, vabbè. E uno che non ce li ha cosa fa? Soffre. Che cazzo. Vedi che mi puntello continuamente perché sono storto. Io starei così tutto il tempo. 70 euro cuscino ortopedico. Anch'io. Anch'io. Anche il mio costa parecchio.
Io ho detto letto e cucina, infatti sono le uniche due cose del mobilificio serio in casa. La mia cucina non lo è. Costava troppo. La salute purtroppo vuoi o non vuoi costa. Però, boh, non lo so. Cioè, per me dovrebbero dare delle convenzioni a chi come me ha questi problemi. Perché fa male. Fa male. E chi ha scogliosi e cifosi ed è... come si dice, a queste cose qua, sa quanto è grossa la cosa, quanto ti rovina la giornata. A sto punto, per stare bene con la schiena, compro un Herman Miller. Ho capito, Leonard, ma non me la posso permettere, però. Capì, lo farei, però 1600 euro, a parte il fatto che non li ho, però non posso. In questo momento non ho neanche i 600 per la cosa, per quello che dovrei aspettare. Degli sconti, sì, in base alle patologie che uno ha. Lordosi, discopatia lombare, Ritorniamo al solito problema, è che non ci sono i soldi, che bisognerebbe combattere seriamente l'evasione dei grandi evasori. Do we all get together every year to try to bump yakmals into each other anyhow? It is with great esteem that I shall now honor in age many years ago the great grandparents of our very own race. Sì, fammi gareggiare. They ran into each other halfway through. I'm more than halfway through the pass. No, you ain't. Raccontare tutta la storia. Went on for hours, and pretty soon other travelers showed up and were I piccoli non i grandi, sta cosa va a capire tutti. L'evasione deve finire. Tutti. Funny thing about it all is this narrowest part of the past was no more than 30 gente mi chiede come mai non vado a Milano per la Games Week, che credo non sia per il matrimonio. No, tranquilli, devo ancora spendere i soldi del matrimonio. Both of those fellas were too stubborn. Soon enough, Madonna. Push came to other folks on. The crazy for too long. Here, I'm afraid, is where it gets dark. When they all looked around, they know in all the chaos. The rest of them folks, they camped out there at the pad. Word spread. So all y'all. With all that being said. Ma potevo partecipare, sì. Va bene. Numero 1, Paul. Il mio vestito costa 650 euro scontato. Ma scusami, com'è che c'è... Guardate, questo è lo stress. Guardate. Non so se si vede, però. Mi vengono fuori le bolle. E sono sotto sertralina. È che mi ha chiamato il commercialista. Sempre per rimanere in tema. Non so se si vede qua. Vedete? Qui. Le bolle. E che poi mi viene da grattarle e mangiocchiarmele. Si vede. Bello. Com'è che hai tutti sti sconti, Ricky? Prima inizio la corsa, trova le stalle contrassegnate in un numero, preparati, ok. Ok. E dove sono le stalle? Ecco qua, numero uno, sono io. Trova il tuo Yakima e le più belle, ecco qua. E dopo? Cioè, che devo fare? Ah, manca un minuto. Ma dobbiamo... Che silenzio. Questa cosa del matrimonio però è autoinflitta. Vabbè, ho capito, però lo capisco. Farei anch'io se potessi. Devo dare in un'unica soluzione entro il 30 se prendo quello. Cioè, quindi se tu li paghi, sporchi subito, ti scontano. Beh, che è il mio modo di fare le robe, tra l'altro. Io odio rateizzare. Tantissimo. Cioè, preferisco arrivare ad avere
nessun soldo e ricevere la mail dalla banca che ti dice puoi farti un bonifico? Preferisco quella roba lì a tenere a mente quanta roba devo pagare. Mi hanno inculato tutto. Quindi cosa fai? Lo butto in culo? Devo raccogliere più roba possibile, semplicemente. Ok. Non sono stato attento. Ah, ma posso attaccare? Ah, da sturbo! Ma che serve? Non li colpisco neanche. Boh. Una merda sto minigioco rispetto agli altri. Opla. Non l'ho preso? Maiale in agrodolce. Buono, cacchio. Non posso più attaccare, però. Mi manca la carne. Eccola! La carne. Non l'ho presa? No. La carne... Madonna! Come sono tutti aggressivi! Ho finito il tempo, non ho preso la carne. Niente. Sono riuscito. Sto vincendo lo stesso, però sono riuscito. La musica è molto bella. Cazzo, però attenzione che sono a 19 ma vedo un 17 lì, eh. 20. Attenzione, 21. Dovrei colpire Miguel. Che non so chi cazzo è. Ok. Ho finito. Dov'è l'uno? Eccoci qua. Olè! Basta andare in comune in qua. Vabbè, pelati, però ognuno c'ha il suo. Ognuno c'ha le sue cose, al di là della tradizione, comunque un momento. Io sono d'accordo con Ricky, il matrimonio è una roba... È una roba che andrebbe fatta in quel modo lì. Ci ho detto che io, piuttosto che invitare i miei, mi ammazzerei. Quindi... Quindi vedremo. Se e quando. Ah, fuck. Bon, fungo c'è, permesso. Merda, mi hanno inculato quella roba lì. Farina, mele, cose. Pomo e go, no, c'entra il cazzo. La carne, di nuovo la carne mi serve. Attenzione. Dai. No. Basta questo meat gate. Dov'è? Eccola. Oh, ce l'ho fatta. Chi è? Poi dipende da persona a persona. Ma naturalmente, certo. Ognuno gestisce le cose come vuole. Ed è giusto che sia così. Poi il business dei matrimoni credo che sia una delle cose più stronze che si siano inventate. Costa tutto tantissimo, senza alcun motivo in realtà, perché io capisco l'evento, capisco tutto, gli spazi, Sono abbastanza sicuro che se mi organizzo e non è un matrimonio, pago meno. Sono terrone per me a matrimonio, c'è 50 persone ubriache che si mangiano 3 giorni di seguito. Mamma mia. Il mio incubo. Il mio inferno. Boh, posso scendere da sto animale? Grazie. C'è un altro round? No. Ok, andiamo.
Dov'è che devo andare? Ah, proprio qui siamo fuori dalla mappa. Che storia. Ma sono sempre le stesse cose. Vabbè. Esco, grazie. Devi vivere in inferno per apprezzare il paradiso. È una bella massima questa. Sicuro che paghi meno, almeno 2/3 in meno. Anche secondo me, Gabriel. Lui si chiama turista di nome. Metto la felpina che ha un po' di freschetto. Avete visto che bambino grande? Mi sono messo la felpina anziché accendere il riscaldamento. Non è banale. Per me. Purtroppo. Dovevo raccogliere... Ah, sì. Lo scorpione. Però lo scorpione è troppo lontano. Facciamolo domani. Turista viaggiatore. Sì, sì, è il cognome, il viaggiatore. Sapete che questo... Questo musicale mi piace molto. Poi non l'avrei mescolato alla colonna sonora del gioco. Minchia, è andato giù in 3 colpi. Olè! Non durano. Sono devastante. Mi danno pelle i polli d'artificio? Sì. Buona. Poca, ma buona. Devo fare uscire lo scandalo perché gli sposi avevano prenotato location, catering, eccetera, senza che si senza dire che si trattava di un matrimonio, pagando un tot. Sono arrivati con gli abiti e volevano far pagare un sovrapprezzo. Scusa, sulla base di che cosa? Cioè, io ti sto pagando per avere la location, il catering e tutto. Cosa ti cambia a te? Se è o non è un matrimonio. Perché ti comporti meglio se è un matrimonio. Cioè, mi dai un servizio migliore? Non lo voglio. Voglio la merda. Ah, altre 2 viti di rame. Ah no, ce l'ho qua. Ho appena preso. Non definirei proprio un scandalo. Anche se per onestà dico che è un matrimonio, ben sapendo che pagherò il doppio, se non più di quello che pagherei prenotando la stessa persona per una cena normale. Però mi sta sul cazzo. Perché anche io sarei corretto, che non mi piace... Non mi piace fare queste cose qui. Però mi sta sul cazzo. Con queste musiche accavallate mi stanno iniziando a fare ammattire. Consegno. Oh, thanks. Si figuri, signora sindaca. E già ci stiamo ammanicando i potenti. A chi dovevo dare il manganiello? A Birds? Vale anche per altre feste tipo battesimi e cresimi, ecco, Birds. Oh, hello. I've had, you see, I consider a lot of people to be my friend. Yeah. Mi fa piacere che siamo amici. Mi fai uno sconto sull'acqua? Here's my idea. It's probably not news to you that sometimes out in the desert there are wild arcs roaming around. You remember correct! You know the type. Water waste. So, some flowers. Flowers that will with kindness. Va bene. I believe va bene, that ho capito. Fantastic. You know. Oh well. Sì, però io ti volevo consegnare la questa. Non volevo star qui a chiacchierare del più del meno. Tiè, beccati sti chiodi e vattene a fanculo. Hmm.
Secondo me la ragione c'è per i ristoranti, dato che danno un servizio oltre la cucina. Che servizio mi dai? Cioè, howdy. Tu mi dici. How'd you find the latest sandstorm? Is that so? Hey, introducing the single action near perfect and yeah, muro antisabbia. Okay. Bene, anyway, grazie, signora. Any luck with those mat- no, volevo dare la quest. Oh, là. Mi servono soldi. Ammazza come mi sono aumentate le amicizie con tutti. Katori, ormai è tardi, dai. Qui sanno che non se lo possono permettere. Io spenderò circa 90 euro a persona per 4 portate o gli you can eat. Nel senso che girano finché la gente ne chiede e può averne. Beh, buono, eh. Cioè, anche 90 euro a persona o gli you can eat o gli you can drink è poco, Ricky. I servizi ci sono, è giusto pagare di più. Diciamo che per un ricevimento come un matrimonio si usano tovaglie posate, bicchieri un po' più ricercate. Più attenzione. Ok, non li voglio. Cazzo, ho chiuso. Non li voglio. Tu mi dici, ti do il servizio buono, ti do i tipi vestiti in frac. Non li voglio. Il matrimonio è mio, deciderò io. Non voglio. Poi, l'attenzione al cliente deve essere comunque alta, perché comunque io ti sto dando dei soldi per un ricevimento. Non è che mi sputi nel piatto, mi caghi sui bicchieri. Mi arriverà oggi. La mia ex. No, non i bicchieri di carta, attenzione. Non fraintendete, non sto parlando di una roba cheap. Non è che voglio pagare. Le ho visto le mutandine. Beh, vola da me! Really missed you. Let me see. All right, you seem fine. That's a start. Have the sand bandits been caught yet? Were you scared back then? I mean, I think I would have. Dove va? Dove va? La gelosona. I hope so. You know, if you're scared, you can tell me. What's taking them so long? Is this Logan guy really as nefarious and cunning as the papers say? Phew. But it's great that you're all right. You don't know how relieved I am. And oh, look, look. I brought you a whole bunch of stuff. Okay. But take me to the famous Blue Moon. L'amica di infanzia. Sandrock's bigger than I expected. Luckily, I brought my sneakers, huh? Amica. No, comunque, non fraintendete, non è che voglio fare la cena da McDonald's tutto a risparmio. Però trovo che sia assurdo. Che solo perché è un matrimonio devi pagare di più. Slayer, grazie per gli 8 mesi. I often find myself wondering about you. How your work is going, how your Gian Gian, grazie per i 24 mesi. Ho avuto anche le pantofoline. Ah, sì, mi ricordo. Comunque, pantofole. Se volete delle pantofole che durano anni, poi vabbè, bucata, per carità. De Fonseca. Profumano di vaniglia. Per davvero, profuma ancora la mia. Non so come, ma... Madò, che buco dentro. De Fonseca. Si bucano, ma durano. E sono comode. Ecco qua. Ah. Una cosa che non capisco dei matrimoni è l'obbligo familiare di invitare parenti. Queste pantofole... Bah, ce le avranno 4-5 anni.
De Fonseca ha il monopolio delle ciabatte in Italia, veramente? Beh, sono buone, quindi sono contento. Prodotto italiano. Esattamente come fare i regali di Natale, in che senso? Ai parenti e agli amici, Gabriel? Cioè, ai parenti? I'm serious. I subscribe to the Tumbleweed Standard and I keep seeing your name pop up. You fix the moisture farm, beat your ho fatto tutto, ne ho fatto tutto, sono il più figo. Stuff, I guess. You've always been kind bisogna of restare umili. It makes you sound so mature. You've really changed. Mi nota maturo. I mean, you're still you, but there's this air of reliability now. I guess I can't call you the esclusività della anymore. Struttura per tutto il weekend. Non ci sarà matrimonio domenica successiva. E stanza per dormire post cena inclusa, omaggio per gli sposi. Piscina, giardino, area aperitivo sotto gli ulivi. Perché? No, ma io voglio tornare a casa. Non voglio stare, voglio tornare a casa. I regali obbligatori ai parenti che odi. No, mai fatti. Quest'anno non credo neanche farò il regalo ai miei, figurati. Maybe when I finish school, I should also go somewhere else and expand my horizon. Ah, ma no, quanto distante vai a sposarti, Ricky? Scusa. I tend to get lonely by myself. I'll probably be homesick by unisciti a noi a Sandrock. You're already becoming a Sandrocker. Now you're all pistols and howdies, right? Howdy, partner! Look, I'm only staying in Sandrock for 3 days. Mm. Then I have to go back and take an exam. I have a little request, though. Oh, by the way, finally here, anything you want to ask me? Come vanno gli studi? My studies are going really well, actually. I'm working like crazy to keep my grades up, though. Cazzo, ma adesso puntiamo su di lei o su Katori? Hey, come ci muoviamo? I almost forgot that you're doing desert planting, right? Professor Law, my master, is a lead researcher on these methods. Which reminds me, where is the moisture farm in Sandrock? I've heard a great many things about they're doing really speaking up. So are you in love? Anyone you met in Sandrock that you like? Or huh? Hey, don't tease me like that. Is it hot in here? Oh, we got so caught up in talking, I completely forgot to give you your presents. Besides what your parents brought you, I brought you a couple as well. Solo perché è bionda con gli occhi verdi, come la Ale, però è giovane. Non lo so, mi sembra più... Katori mi piace perché starò invecchiando io. Stai puntando a Katori, continua con lei. Right. Proviamo a mettere already. Il piede in due scarpe, Gabriel. I think I'm gonna hit the hay a little early tonight. Cosa ho detto? Anche l'Ale è giovane. No, lei è piccola. Cioè, mi sembra una bambina. Cosa avete capito? Vabbè, ho capito, però che vuoi, i fraintendimenti. Giovane nel senso che sembra una bambina. È una borsetta col coniglietto. È quello che sto dicendo. Pessima scelta di parole. No, siete voi che avete le orecchie che ascoltano quello che vogliono. No, lei va a scuola. Mi ha dato la borsetta a forma di coniglietto. Cioè, molto carina, mi piace lo stile e tutto qua, però sto ciuffetto qua... Mi sembra proprio una ragazzina, lei. Vieni. Che fa? Mi segue adesso? No, è morta lì. Se ne va. Quindi adesso mi faccio i cazzi miei, non ho capito. Non ce le ho già le piante rosa di montagna? No. Vabbè, tornando a noi. Che palle, gatto. Ok, via. Cos'è? Due quadri elettrici. Cattori sembra un donnone confronto al tuo personaggio. Ecco, qui però è... Mi ficca. Non ho dato della vecchia alla mia signora, no. Ho detto che è come l'Ale ed è per quello che mi ingolosisce, ma è una bambina ed è per quello che non mi ingolosisce.
scusa, e sta neve da dove c'era anche prima? Che succede? È arrivato l'inverno. Ok. Tra l'altro oggi devo fare dei giri infiniti. Infatti probabilmente chiudo la live un po' prima. Adesso vediamo. Perché mi sono ordinato da mangiare dalle 11:30 a mezzogiorno. Quindi arriverà da mangiare tra le 11:30 e mezzogiorno. Ok, qui siamo a posto. Ok, devo fare... Perché poi devo portare a Luna, Sif... all'asilo. Siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati. Infatti anche l'Ale non ha dormito stanotte, perché ovviamente siamo un po' in ansia per questa cosa qua. Perché poi settimana prossima lo dobbiamo lasciare lì venerdì, sabato, domenica, e riprenderlo lunedì. Siamo abbastanza preoccupati per questa cosa qua. Stiamo portando Sif all'asilo in questo periodo per abituarlo poi dopo a stare con altri cani e a stare senza di noi. E siamo preoccupati perché comunque se sta male e se succede qualcosa e se... ai cazzi suoi, non lo so, sono un po' così, ecco. Se pensa che lo stiamo abbandonando, come gli scout, lui si diverte e tu ti riposi. Non è detto. Non lo so. Dov'è la rosa che devo... Eccola qua. Non posso. Ah, perché mi serve la roba. Ho caduto, coglioni. Devo comprare la paglia. Vabbè, allora faremo. Devo fare il bastone di bronzo. Si fa con questo? Oh. Ok. Vado a prendere il coso. È un cane, non sai mai come reagisce, esatto. Ma allora quando eravate in Giappone, che avete fatto? L'ho lasciato ai miei. Una domanda giusta. Purtroppo questa cosa adesso non si può più fare e quindi mi scappa la pipì e vado a fare la pipì. E che dobbiamo fare? Se mi scappa, mi scappa. Non è che posso stare qua. Vado a fare la pipì. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi sua, 19, 19. Minchia, c'è la sauna di là. Ci sarà un'escursione termica di 3 gradi. Simo, buongiorno. Da quanto sto vedendo, sta molto meglio dopo l'operazione. Tantissimo. Ho fatto la cacca stamattina, Lo si preoccupa di Sifettone, starà bene all'asilo. Vedrà che poi quando andate a prenderlo farà tante feste. Speriamo. Un cazzi nel culo arriva. Cazzi nel culo. Eccolo qua. Comunque non lo so, sono preoccupato perché poi dopo ogni tanto viene di notte a svegliarci. E se lo fa lì, c'è qualcuno che gli dà retta? Se gli viene il mal di pancia?
Costa sto asilo 40 euro al giorno. 45 mi pare. 20 euro la giornata, cioè oggi vado lì, lo porto e pago 20 euro. E dammene 50, che così via. E dormire la notte sono 25 euro. Lo stai portando lì a posto, ovvio che sarà seguito. Però non lo so, Gabriel, non ho idea. Infatti oggi gli faremo un po' di domande, un po' di robe approfondite. È tosta. È tosta. Mamma mia, anch'io, Rayong, quando l'ho portato a fare le varie operazioni che ha fatto, che l'ho dovuto lasciare lì, stavo quasi piangendo. Mio padre una volta ci lasciò il cane e tornò con due perché alcuni non andarono più a riprendersi il loro. All'asilo? Madonna. Sì, sono professionisti, hanno come si chiamano, gli addestratori, là, i cose proprio. Il cane si sente un minimo abbandonato, quando ti rivede un paio di giorni dopo sarà felicissimo, non lo so, speriamo, speriamo. Perché non è neanche abituato a stare fuori, l'avevano messo fuori. Oh cazzo, ma io potevo farlo adesso questo coso qui, vero? Mi manca il D. No, no, no. Sì, sì, sì. Aspetta, 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 aspetta. Guarda, guarda, guarda. Lega di magnesio e alluminio. Ma che cazzo è sta roba? Questa non posso fare. Coglioni. Vabbè. Ah, allora, aspetta, devo fare questo. Esiste l'asilo per cani? Sì, 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 ma è anche giornaliero, eh. Cioè, io lo porto lì oggi per abituarlo in realtà e pago 20 euro. Poi non è comodissimo perché dovrei farmi 20 minuti di macchina, andare 20 minuti, tornare. Non è esattamente la roba più comoda del mondo, però si può fare. Eccoci qui. L'acqua non gli serve a lui. Ah, a posto, dai. Meglio abbandonare un cane all'asilo che in mezzo a una strada. Meglio non abbandonarlo. Eh? Se abbandoni un cane devi morire. Ma che vuol dire? Cosa ho detto? Ho detto 20 minuti? Ah, 20 minuti di macchina, sì. No, lo so che passano subito 20 minuti di macchina, però io mi immagino uno che magari lo deve portare lì per lavoro in giornata, è una rottura di coglioni fare avanti e indietro 40 minuti. Scusate, non avevo capito il discorso. Vado perché voglio farmi le spadine più belle. Non credo si possa abbandonare lì senza dire niente. Poi arriveranno pure i tuoi dati. Sì, hanno i nostri dati, naturalmente. Ma poi Sif c'ha il chip. Che poi ci mandano le foto tutte le sere delle attività che hanno fatto durante il giorno. Cioè, sarà molto seguito. Però lo stesso, cioè, è pesante. Quando sento che mi aumentate i 20 minuti di macchina, ogni volta ci rimango un po' così, perché mi dimentico che in Veneto, da un paese all'altro, avete campi sterminati. 20 minuti di macchina li fa mia moglie ogni giorno per andare al lavoro e per noi è la normalità. Lo è, Kud, ma non sarebbe neanche un problema per me passare 20 minuti per andare a lavorare. La rottura di cazzo sarebbe farli ogni giorno per portare il cane e poi andare a lavorare. Capito? Non è tanto la tempistica,
è che se ogni giorno prima di andare al lavoro dovessi portare il cane da una parte e poi andare dall'altra parte, era quello che stavo dicendo. Per me non sono un problema portare Sifa 20 minuti. Stavo dicendo, se dovessi farlo tutti i giorni sarebbe una rottura di cazzo. Se dovesse essere una roba abituale tutti i giorni. Ecco qua. Perché mi ha droppato una barra d'acciaio? Venti minuti per me sono 22 km dentro Milano, io martedì. Beh, che non stiamo parlando minimamente di Skyrim o di Starfield. Un dato, tra l'altro, che non so neanche da dove hai preso. Lo desti andarci da solo. Fa l'autostop. Io prima facevo un'ora di treno, andare un'ora per tornare a casa, essere pendolare, ma anche metterci in un giorno 20-30 minuti un bel malus. No, certo, ma infatti era stavo semplicemente parlando della rottura di cazzo del dover portare il cane a fare... Oh, aspettate che mi hanno mandato una mail. Che mi dicono, puoi pubblicare un video questo giorno di venerdì? No, perché i miei video escono di giovedì, non di venerdì. Ah, sì, però no, casino, scusatemi, stavano dicendo, se lei vedesse i miei vicini di fronte come tengono il cane, li butterebbero le bombe a mano in casa. L'hanno preso cucciolo come un giocattolo. Una volta cresciuto l'hanno abbandonato a se stesso. E adesso sempre che scorrazza per il giardino. Ma sai che quando faccio le passeggiate con Sif vedo dei cani che vivono in giardino? Io non riuscirei mai a farlo vivere in giardino. Poi magari sarò sbagliato io. Però come fai a lasciarlo fuori tutto il giorno e a dormire anche fuori? Ok, Berghe, il dato è di Steam, ma anche sti cazzi, cioè non conta nulla. È uscito su Game Pass e ci stanno giocando tutti su Game Pass a Starfield. Just head over to... Ecco qua. Devo installare il muro antisabbia presso la bottega. Con lei non ci posso più parlare. No. Ma no, la mia bottega. Ma se io non volessi? Dov'è? E c'ho il tendone base, basta, io non ho capito allora. Scusami. Cosa mi sto perdendo? Non avevo cane, viveva in giardino. La sua bella cuccia calda e stava bene. Ma calda in che senso? Vincolino ha parecchio spazio. In casa sarebbe scomodo. Ah vabbè, però quella è un'altra questione. In città mi sembra proprio una stronzata farli vivere in giardino.
Stalla, muro per sabbia. Questo? Ma se non lo volessi, tipo? Ok. Cane, nel senso che in inverno gli mettevo il pile dentro. Vivevo in montagna. In casa non ci stava mai, gli piaceva stare fuori. Ok. Però gli piaceva stare a lui. I cani che vedo io non sono contenti. Anche perché diventano nervosi, gli avevano rovinato tutto il giardino. Non entrare in quella stanza! Your sand wall's good to go. Mamma mia, al pelo, eh. Sand wall's not the only... Al pelo. Ah, posso anche entrare a Umma Umma. Ah, ah, ah. Oh, oh. Ah, ok, posso uscire. Ah no, potevo entrare e uscire, che culo. Boom. What's a lovely young lady like you doing at my commerce guild? Ho ho! I've never seen you around. Did... Are you Mr. Yan, the builder's boss? It's actually President. Scusate, Yan. Ma quando piove sempre fuori, li lasciavate i cani? So, you're... Are you by chance interested in becoming a builder here? It's fun. It's... Lasciala stare. Hey, look who I found. It's President. Sì. Well, it's... Thank you very much. Builder, why are you shouting? We at the Commerce Guild are the epitome of etiquette. If President Yan is being this friend... Ci ho provato. A devil! A devil, I said! What's wrong? President Yan, why are you crying? Don't... Don't let me see this girl again! Well, that was certainly a fun... Were you worried about me just now? No, non lo so. Per me è proprio... Oh, ok. Mi sono arrivati... Mi è arrivato il pagamento di Twitch. Bene. Aspettate un attimo che faccio al volo un bonifico. Ah, il link di Sandrock, Gabriel, non l'ho messo perché oggi siamo sponsorized appunto da... da chi lo fa. E quindi punto esclamativo send, ragazzi. Tutti i punti esclamativo send. Scusami, Gabriel, t'ho visto adesso. Faccio questo lavoro qua. Perdonatemi. Non hai cambiato il muro? Sì, effettivamente. Boh. O meglio, mi faceva cagare. Allora, pugnale di ferro. Destinatario io. Poi c'era l'Ale che doveva fare un'operazione ai denti. Ok. Boom. A posto. Dovrei aver sistemato un paio di cose. Bene. Scusatemi, ho fatto tutto. Uno a me, uno a te, uno allo stato. Praticamente è andata così. Ok, mi ha dato... Ah no, lo deve creare. Ottimo. E... basta, non avevamo altro da fare qui. Ok, ho delle quest, ormai sono le 22, quindi arrivederci.
Io me medesimo sono proprio io. Non c'è nulla consente? Come no? Come no, svedese? Che dici? Guarda lì. Il periodo dei cani isola dal caldo e anche dal freddo. Sì. Però la pioggia non è esattamente la cosa più indicata del mondo. È vero che sono protetti, però, boh, non lo so, io... Sarà che Sif non gli piace stare fuori, ma... You've been away so long. Yeah. All right. Don't. Let's do a cool pose. Cioè, per me lasciare il cane fuori fuori al freddo. Ma queste sono le due pose, va bene. Che dobbiamo fare? Come si fa? Ecco. Bella, bella, molto bella, salva. Not bad. All right. I'm gonna tell you our plan for today, okay? I'm visiting the moisture farm later. You know. All right. Grazie mamma per il cibo. Aspetta che voglio le armi 9. Ok. Bella raga, sarò rapido. Mi scuso per aver interrotto la stream. Ripartirà a brevissimo. Volevo solo ricordarvi di rinnovare il vostro abbonamento. Così facendo accederete a contenuti esclusivi quali video per i sub, live per i sub, il Discord per i sub, ma soprattutto il nuovissimo gruppo Telegram. Grazie per l'attenzione e buona live. Dividete tutte le spese con la signora? Sì. Beh, lei lavora per me in questo momento, quindi comunque per forza di cose... Sì. Quindi se c'è della roba extra gliela devo comunque allungare io. E le hanno dovuto fare dei lavori... Ai denti. Gax, nonostante l'assenza dovuta all'università, non dimentico di abbonare, grazie mille. Cos'è successo? Ma da, nelle mie tasche o che? E sì che avevo messo anche i muri. Che non ne ha messo. Capisco per i contributi, ma ne conviene al netto di tutte le tasse avere una dipendente? Eh sì, perché almeno i soldi che do a lei rimangono comunque in famiglia. O mi è partita la roba dalle mie di tasche? Boh, non penso. L'anello c'è, per fortuna. Quindi do i soldi a lei... Ah, dal laboratorio, ok. E lei poi dopo, cioè, comunque compra da mangiare e fa... prende robe per la casa, insomma. Quindi sì. We were also cultivating tomatoes in one of our experimental greenhouses last semester. I had the highest yield of tomatoes. Il muro va tirato su durante una tempesta? Ah! Hello. Ok. Just talking to your friend here. Ah, you're here. Mr. Zeke was just showing me around the moisture. Oh, by the way, Mr. Zeke, Professor Law said that if you want to grow bigger and juicier tomatoes, you need to control the irrigation temperature. If the temperature gets too low, it's not conducive to proper... Interesting. I didn't know that. I just remembered the little greenhouses you used to make me. I'm sorry. My mind likes to jump around. I understand. It's... What about you? Do you like planting here? All right, expert. Since you're so high in... First question. Which tool is necessary for planting in the desert? Una pala a griglia. Hmm, that's right. Next. What kind of produce can't be grown in the desert? La lattuga. That's right. It's really hard to grow lettuce in Sandrock. Lettuce and many other crops need sticky... Oh, I didn't trip you up at all. If I had known, I'd have prepared more difficult questions. But if I'm honest,
Your answers kind of show the planting is actually a super interesting and deep study. Oh, by the way, Mr. Zeke, I have something to ask you. The teachers Beh, però è una rompicoglioni, non so se voglio avere una relazione. I'll accept this on behalf of Sandrock. Let's grow this together. E dove li devo piantare? Qua. Ok. Potevi farteli da solo, dove vai? Dov'è? Zeke! Zeke, dove vai? Dato via. Dato via. Petram! Hey, is your Mr. Zeke was showing me his big fat juicy farm? E? Ecco qui. Ecco qua. Fatto. All right. That's all of them. Thank you for your seeds, Nia. Thank you too, Zeke. I learned a lot today. Now, you two take care. I need to go take care of some crops. Becchiamoci Karis. That was really great. I learned a lot. I need to... When I was hanging out with you, it really felt like I'd been here for years. If I'm honest, I kind of want to stay a little longer. No, of course not. Well, well... Thanks for coming with me today. I'm not gonna hold you up any longer. Oh, intanto. Vediamo come siamo messi con il social. Lei ha già superato Katori in 5 minuti. Però è proprio una bambina. Non lo so, mi fa strano. Anche a me piace di più Katori. Gatto piacciono i MILF? No, mi piace Katori. Ma è l'ale. Quello è il problema, che adesso somiglia un botto l'ale, però è una bambina. Un sacco di turisti con questo bel tempo. Vediamo se riusciamo a tirare sulla protection. Devo anche guardare in direzione del vento. E com'è che si tira su qua allora? Da dentro? Non ho idea. C'è il bottone vicino al cancelletto. Ma guarda, è questo! Io pensavo... Pensavo che fosse parte del banco da lavoro, grazie. Ma la mia roba. La mia gomma. I miei vermi. No, questo non è mio. Boh, speriamo fosse solo quella gomma lì che è volata via. Stasera Captain Claw, che bello! Che bello! Grazie mille ancora a Gabriel che ce l'ha passato. Questo allora di un centimetro più in qua, che mi dà fastidio il fatto che si... Ok. Boh. Almeno.
posto. Ok, ci abbiamo un cazzo da fare. Coco che non è buono di volare. Porto a pranzo Katori magari, dai. Coral Island è uscito, ma non è uscito con le promesse mantenute, infatti non ha l'italiano e quindi se lo possono tenere. Doveva uscire la 1.0 con l'italiano, non l'hanno fatto, vaffanculo. L'unico problema di sto gioco è il pop-up. Katori, che cazzo sei? Votate le discussioni su Steam per avere o meno un feedback dagli sviluppatori. Sì. Chissà se poi metteranno l'italiano anche in quello delle scuole giapponese. Che bello che era. Giocato in montagna, tra l'altro. È stata una bella esperienza quella. Anche Sea of Stars, sì, assolutamente. Katori persa. Mi dicesse qua chi sono questi. Se io guardo da il sociale non mi dice dov'è, vero? Quello della scuola giapponese si chiamava... Non mi ricordo. Non me lo ricordo. Tra l'altro, scusami, non avevamo un research qua da fare. Let's School, esatto. Sono gli stessi di questo, sì. Cioè, la compagnia. Poi dopo non so chi si stia occupando di cosa. Japan Adventure Rural Life in DS. Sì. Non dispongo i prodotti Apple, mannaggia. E stanno nel telefonino del lavoro. Guarda che merita quello, tanto. L'hanno fatto anche adesso l'aggiornamento. E puoi cambiarti il vestito in base alla stagione. Non ho più avuto modo di giocarci. Io penso che tempo libero ho avuto. Scusa. Niente. Katori oggi non si trova. E vabbù. Magari è già arrivato? Strano. Che paura. Fanculo. Ma Napoleon. Il film di Napoleone che sta facendo la Apple voglio vedere tantissimo. Con Jacques Villeneuve. Che secondo me è perfetto in quel ruolo lui. Mi
Lo vedo al cinema quello. Quando è che esce? Non ho letto, ho skippato e basta. Cosa mi son perso? È già uscito. Devo salutare Nia. Ah, non c'entra niente. Pensavo fosse altro. Non me la segna però Nia. Nia. Ma perché dorme da vivi. 23 novembre. Minchia, mentre sono a Milano. Dove la nascondono? Ah, perché lei poi vivrà qui. Che sai che ora si alza? Ma mi siedo qui e l'aspetto. Mi ha detto che il suo compleanno è il 3 d'estate. Non mi interessava, ma volevo sedermi io. Heidi. Ah, devo parlare anche con Heidi. Hey, doing all right? Awesome. Well, in any case, work in time. Thanks for the feedback. Va bene, grazie. Che ora si alza sta stronza? Nulla facente, sta gente. A Milano Games Week. Ci sarò venerdì e sabato. In teoria, adesso dovrò andare le dovute conferme, ma in teoria ci siamo. Mi è arrivata una mail con gli sconti di Google Nest, dei campanelli. Quella è una delle cose che più rimpiango. Mi sarebbe tanto piaciuto avere una casa singola per usufruire di quella roba lì. Come la stazione ferroviaria? Perché adesso la stazione ferroviaria? Sono qui per salutarti. Three days went by way, but anche perché sei stata qui uno. Sei arrivata un giorno, il secondo giorno sei rimasta, il terzo giorno te ne vai. You're sweet. Don't panic, dear. Yeah, it's all packed. Don't. There's no rush. We still have a little time. Train the high wind. Now depart. Ah, that's me. Bene. I'll see you soon. Ciao. You were right before. I really can't bear to leave you. Goodbye, my builder. Piango. Cosa fa il Google Nest? Ah, il campanello che se ti suonano da fuori ti arriva sul telefono e sugli apparecchi Google. E ci sono anche per Alexa e varie ed eventuali. Io non ho potuto metterlo perché non ho un campanello mio. Rick, grazie per i 48 mesi. Infatti io mi sono dovuto mettere il ricevitore, cioè adesso mi suonano in camera perché ho messo un ricevitore aggiuntivo. Geek, grazie per i 7 mesi. Come sta? Tutto bene, grazie a lei. Cosa sto andando a fare? Katori? Ah, sì, mi ricordo. Il ring è utilissimo, sì. Anche perché se sei fuori casa puoi avvisare. Sì, sarebbe ottimo averlo. Così.
Ho un citofono normalissimo, Cog. Si chiama... Ekvox. Ekvox. No, Kick. Va meglio? È sulla mia pagina di Amazon? Non credo. C'è? Andate a vedere, ma sembra strano. Lo vuoi un bello pale? Oh, thank you. All right, let's... Dai. Leggermente il dolore è sempre quello. Mamma mia, ti abbraccio forte. C'è le foto di Amazon delle Blink incluse le telecamere. Però tu hai anche quello da fuori. Io no. Io non posso metterlo fuori. Quello è il problema. Ma è montato di quella marca. Ah, boh, non so dirti, Cog. È lo stesso che hanno montato a tutti, che abbiamo giù, quindi non so dirti. Magari le piace te delle sabbie estivo? No. Chiede del lavoro, che dice sempre le solite robe. Che le sue passioni. Le sue cose preferite, che sono sempre quelle. I spend a lot of my time. I might be good in business. L'unica cosa che ho capito è che le piace il latte di Yakman, però. Ordering is kind of tricky, right? Basta. Well, this was fun. Giochiamo a carte. Vuoi che voi sappiate, se volessi prendere il Nest, ma dato che il campanello è su strada pubblica, posso metterlo considerando che continua a registrare? Credo che tu possa mettere un cartello. Oh mamma. Buona giornata svedese. Oh mamma. Oh mamma. Ha. Oh mamma. Ha. Accesissima questa sfida. Niente, pareggi su pareggi. Ma quindi come siamo messi? Niente, Cattori comunque deve essere sotto Nia, A me piace questa chat che un paio di anni fa erano tutte chiacchiere e benedizioni per esami universitari e tesi. Oggi la maggior parte dice di esami di medici e tasse da pagare. Siamo cresciuti, Gabriel. Siamo cresciuti tutti. Aspetta che non ho preso delle quest da fare. Che in realtà non ne ho altre, vero? Cazzo la fa questo qui e basta. Che schifo crescere, che dobbiamo fare? Non è una scelta. Che poi non è crescere il problema, sono le responsabilità. Per me, ripeto, non è un problema crescere. Tutta la gestione della casa, delle tasse, appunto,
teneramente i pagamenti e ogni due mesi ti arrivano l'elettricità e ti arriva la bolletta del dell'acqua, del coso. Devi pagare la monnezza. Che palle. Che palle. L'affitto, il mutuo. Sì. Allora, non ho le mani, per cortesia. Quelle cose non me le scrivere in chat. Ti prego. Ti abbraccio. No. Lascia perdere. Stavo giusto parlando che siamo cresciuti, bambini grandi. Ecco qua. 8 minuti. Aspetta che posso salire in pippe. Oh, in social non sto mica salendo di un cazzo, eh. Forse dovrei parlare molto di più con la gente. Provo a fare un giro di social, dai. Usuri fiscali H bambini di Peter Pan. Ah, mamma. Hello. Cazzo ne so, ti regalo delle scarpe. Thanks. Vai, aumentiamo il social con tutti. Justice, fermo, Justice, Justice. Bono Justice. Ecco qua. Hello. E a Justice sicuro gli piacerà delle braghe. For me? Thanks. For me? Thanks. Bisogna guadagnare abbastanza per mettersi un assistente, mamma mia. Thank you. Non so cosa dare. Ho dei maroni. Apprezzato, dai. Non ho quest principali adesso. Sto cercando solo di aumentare le mie skill social. Che succede? Get it off! Mabel! He's doing it again! Ma che testa grossa che ha questo gatto! I want this cat gone! Out of here! Right this minute! Get rid of it! So glad you're here! But I know just well, I got together with me occupo well. Io di banjo, sì. Great! I'll oh, and before I forget. Tiene una bistecca. Elsie. Here's the scoop. But I'm afraid that's no, non mi darla quest, che palle. Oh, però in social è aumentato. Allora, fammi vedere. Ottieni un favore, azione uscita appuntamento più 2, che non è male. Ogni settimana puoi esaudire un desiderio in più. Con esaudire un desiderio ottieni un favore addizionale. Questo. Oh, bello quello del poterla vedere sulla mappa. Quindi adesso sappiamo dov'è Katori in ogni momento. Eccola lì. Bene, e c'è utile questa cosa qua. Wow, thanks. A lei che è stupida, ho regalato un libro, pensa tu. Lui ci potevo parlare un'altra volta, vero Justice? Hai fatto. Ciao. Catch you later. Skill unlocked, stalker. Fate sempre troppi problemi.
se i film ci hanno insegnato qualcosa è che se una ragazza dice no, in realtà vuol dire sì, bisogna insistere. Perché alle donne piace un uomo che non smette di provarci per sempre. E che le segue a casa anche. Disco dati? Tiè. Ecco, che paura, non trovarlo. E che le spia dalla finestra, sì sì. Mai mollare. Le rapisce d'obbligare a amare. Ma no, ma in realtà le donne lo fanno apposta. Fanno finta. Ma in realtà ci tengono. Vogliono farle preziose. Questo ti piace? E adorano quando gli mandate la foto del cazzo. Però solo se non ve l'hanno chiesta. Se ve l'hanno chiesta è tutta una finta. Hello. È della carne. Formi. La foto deve essere super... Certo, certo. Mio padre è un guardone? Cosa? Minister, I beg of you to reconsider... I've told you, Miguel. The people won't stomach another water tax hike. Every penny, Minister... Lui è cattivo. What I know is this. But this project... It inspires hope. We're spending our goals on frivolities. We're spending our goals on our people. Ribadisco, lui è proprio cattivo. Well now, always in the right place at the... No, dove vai? Non lasciarmi da sola con lui. According to some, the church would be highly appreciative if you could work with our town's artists to manifest these vague requests. She gave rather little for conscious of budget. The church has allocated 1,000 goals for the project. Va bene. Ah, me li ha dati diretti proprio così. No. Ma lei regalo dell'acqua, secondo me è prezza. Cardine di metallo. No, quello lì sì. E poi l'altra questa che cos'era? Costruisce una cornice. Ok. Aspetta, che lì c'era altra gente con cui parlare. Non può essere cattivo, ti dai i soldi, ma non sono soldi suoi. No, lui non so chi sia. Via, arrivederci. Elsie! Ah no, ci avevo già parlato. Un sur? Anche lui mi ama. Ti regalo... Cazzo di regalo lui. Una bomba. Thanks a lot. Non l'ha apprezzata molto. Trudy, la sindaca. Al sindaco piace l'acqua, sicuro. 10, oh! Stiamo andando alla grande. Come vedo quanto mi aumenta l'exp? Minchia, sono bassissimo di livello social. Non lo vedete, lo vedo io. Well, if it isn't my hand picture frames, post haste. No.
Mi sto rompendo il cazzo, più che altro a fare tutto sto mestiere. Ti è del veleno. No! No, non gli è piaciuto! Dai, no! Che sfiga. Ciao Oscar, buona giornata. Io gli ho regalato del veleno. Vabbè, mica, se vi regalo del veleno vi incazzate voi? Ma che vuol dire? La cuccia del gatto. E qui. Si va da qua, sì. Due pelli. E del legno. Ok. Me servono quattro, perché me ne hai fatte due? Ah, perché ognuna me ne dà due. Sempre il solito problema. Sempre il solito errore, gatto. Dipende dal motivo per cui me lo regali. Io te lo regalo, non ti ho detto bevilo. Putin style. Bel tè. Lei regala un proiettile. Oh, thank you. Vedi? Vedi? Apprezza. In certe culture non sarebbe stato apprezzato. Pensa. Peck. Non mi interessa. 20. Need to salvage in the scrapyard? Let me know if you do. Okay then. Come. It can get ripped. So long, partner. Magari voleva sparare e tu gli hai dato un proiettile. Bisogna conoscerle le persone. Sono abbastanza cotto. Così quasi mi vado a sparare un caffettino e mi prendo anche una merendina. Perché hai bevuto il mio tè? Ci tenevo l'uranio dentro. Oh no! Se me vado anch'io. Guarda, finisco qua e vado. E devo anche prendermi dell'acqua. No, non ho fatto palestra oggi, però ho dormito male. Cioè, non è vero, non è vero, questa è una cazzata. Mi sono svegliato stanco. Poi non ho voluto bere il caffè appena sveglio, perché ieri sono arrivato a berne 4. E vorrei evitare, quindi preferisco andarci un pochino con calma, ecco, sul fronte coffee. Però veramente mi sono svegliato. Che mi era successo anche un'altra volta. Come se mi fossi svegliato alle 3 di mattina. Invece erano le 6.45. La live di 12 ore me la sono persa. Non l'ho più fatta. La faremo. La faremo quanto prima. Magari la buttiamo direttamente a dicembre. Che ho chiesto la home. Magari facciamo un po' quello. Recuperiamo un po' di giochini e via. Non lo so, Kog. Guardate, arrivo tra un istante, eh? Guardate il tempo passare. Oh, arrivo. Scusate, l'acqua.
Eccomi qua. Ah, sono anche arrivato in tempo. Ho fatto anche la pipì. Ah. Che bello. Ieri c'era anche una gran bella nebbia, tra l'altro, che oggi purtroppo non c'è più. Perché tanto ormai mi sa che non riesco a consegnarla sta cosa. Forse sì, vediamo. Ah, non ho piazzato la cuccia del gatto. Yo, devo aprire questo. Boh, non mi interessa. A par life for me. Ho giocato un po' Sea of Thieves ieri. Ho giocato un pochino Sea of Thieves. Cazzo è la cuccia del gatto. Ho fatto un PvP e l'ho vinto. Porca troia, ma sono scemo? Dove cazzo è? Non la vedo? Non l'ho fatta? Ah no, ok, mi mancava del legno. Ah, ecco. Cazzo. E infatti mi pareva. Togli via questo. Boom. Capito? E quanto è grossa! Oh, Dio mio. 5.000 gal. Gatto di merda. No! Ho visto la gocciolina. Bene. Questo non si può spostare, purtroppo, quindi va bene così. Eccoci qua. Vediamo se devo mettere roba, ma non credo. Infatti non lo sto praticamente più usando. Bene. Questi posso, ma non so se posso consegnarli adesso. Sono le 11, non credo. Qua che cosa devo fare? La cornice. Boh, la consegno tutto domani. La peppa! Boh. Dormo. Ah. Savegatto, quello non di merda. Ma in che senso? Perché questa specifica è molto bello. È la versione più aggiornata e più bella di Portia. Mi hanno mandato... Cioè, mi hanno chiesto se volevo la chiave di Naruto. Ho letto una notizia stamattina che mi ha fatto ridere. Sony ha dichiarato che il PlayStation Portal non lo hanno fatto per guadagnare soldi. Il PlayStation Portal è stato creato per far rimanere la gente a giocare sulla piattaforma PlayStation. Quindi, per i soldi. Cioè,
Mi ha fatto molto ridere, mi fa molto molto ridere questa cosa qua. No, ma non abbiamo fatto per guadagnarci di più. Abbiamo fatto per guadagnarci. Cazzo. Anche voi. Ma le lingue. Sì, mi ricordo. Mettiamo giù il veleno che non lo vuole nessuno. Ho sbagliato. Che poi mi fa sorridere più che altro. Non ci vuoi guadagnare? Va bene. Vendilo a meno. Te lo mando l'articolo, l'ho letto stamattina. Era su Multi. Eccolo qua. Tiè. Grazie a Moro per i 3 mesi. Alla Sa. Buongiorno gatto, meno 38 giorni a Natale. Assolutamente sì, grazie mille. Ho risposto alla mail da parte di Bandai Namco, tra l'altro, quindi non è che ho risposto a un mio amico, che mi dice: ciao Marco, vista l'imminente uscita di Naruto, volevo chiederti se volevi un codice. E ho risposto sì, tutto in caps, per Xbox, grazie. Oh, finalmente, finalmente il cazzo per la forgiatura è arrivato qua. Come Xbox? Sì, lo voglio giocare da Xbox. Non è un gioco che mi metto a giocare su PC. Voglio giocare in TV in 4K. Tanto non è un gioco di cui faremo una serie. E quindi me lo gioco di sotto. No, bro, perché è una signora. Una signorina. Grazie, sis. Bello caldo. Ciao chi? Vega 5 has a rather sad. Sì, ma ti parlo solo perché dobbiamo, mica perché mi freghi. A sto punto mi serve il banco. No. I riciclatori? No. La fornace industriale mi serviva. Via. Bro è unisex. Ah sì? No, non so più. Vediamo se c'è Catorico intorno, già che ci siamo, ed è lì. Sei al museo? Ah, eccola qua. I try to catch dell'acqua. Oh, thank you. Ci mancherebbe. Professionale come messaggio. Beh, ho chiesto anche scusa tra parentesi, però. Beh, abbiamo un buon rapporto, non è una persona sconosciuta. Purtroppo un rapporto che abbiamo solamente... Com'è che si dice... Via messaggi, quando con le lettere, non peninsulare, si dice epistolare, perché non l'ho mai vista lei. Ho visto uno dei loro lui, lei non l'ho mai vista. Devi stare buono, Gabriel, devi stare buono, anche il caffè l'ho bevuto adesso. Perché dovrei anche mettere la cosa lì. L'ho fatta. Ho installata la casa per animali. Non c'è l'animale. E quindi che devo fare? Ah no, non è per me. Ah, la dovevo mettere lì. Ozzo, ho gradito la casa per niente. Ups.
Vedi a non leggerle queste, gatto. Devo fare altro? Non mi ricordo. Qui la devo mettere, la casa? Ah. Ho speso 5.000 gal per niente, sono veramente un deficiente. Come oggi comprare la mia moto? Auguri mia! E anche un po' moto. It's super easy. After you adopt them, you can... Oh, and take this pet whistle. All right, that's about it. A painting? Perhaps a lovely mirror. Bom, e adesso la quest come evolve? Parla con Amira. Un giro di dialoghi infinito. 71 anni, non una singola parola inglese imparata. Non è vero. Adesso si è preso bene a scrivere Hello everyone, mia moto here. A me fa morire che tutti i tweet iniziano così. E secondo me non li scrive manco lui. Wonderful. Ok, fatto. Fatto, quanti soldi ho? 18.000, ok. Se tanto non hanno una catchphrase insegnata al suo assistente. Ah, il buon Miyamoto. Che uomo simpatico. Cosa sta facendo adesso Miyamoto? Forse si sta dedicando 100% al lato creativo dei film. Tra l'altro, Zelda live action, come la vedete? Secondo me è una stronzata. Secondo me è una stronzata. Non so perché abbiano deciso per il live action. Proprio una roba che non comprendo. Vabbè, ormai Link parla, sicuro parla. No, non fa niente su sti cosi. Lastre di marmo. Non ho del mattone. Ci sono forti rumor che non sarà live action ma Avatar. Boh, lo stesso, mi sembra comunque una cagata. Io avrei... Dov'è l'altro riciclatore? Eccolo qua. Io avrei puntato su... sul Toon. Al 100%. Adesso non dico che bisognava per forza arrivare a Smash, come avevo predetto. Però... Boh... Te... Mario è andato bene. Continua così. Perché poi dopo veramente puoi fare una reunion, una cagata alla Avengers. E la gente le adora queste cose qua. Il regista è quello del pianeta delle scimmie. 10 anni fa lui stesso disse: mi sogno di fare un film come Avatar su Zelda. Però bisogna vedere qual è il suo sogno. E bisogna vedere qual è quello di Miyamoto. Poi boh, io spero veramente, anche se ne dubito,
che sia dedicato al vecchio franchise, però secondo me sarà uno Zelda New Age. Ah, minchia, devo fare le valvoline anche. Tre. Pronte. Via. Queste le consegno. Che palle che non me le mette già in lista. Vabbè, Ricky, però non è detto, cioè non si sa, non so. Non so se l'hanno chiamato perché ha detto quello o che... Thank you. Hello, friend. Ti regalo, secondo me se gli regalo dell'acqua lui va in bordo di giuggiole. Infatti più 7, guardalo lì. Troppi segnali. È quello che... No, ma infatti hai ragione, Gabriel. È un errore mio sperare diversamente, ma... No, meglio di un uomo vero sicuramente sì. Il fatto che sia l'avatar. Però comunque scelta strana. Scelta molto... Vabbè che ci sta lavorando da quando? Oh, comunque Nintendo zitta zitta. Lavorava da anni a Mario e da anni a, a Zelda, eh? Per me, ripeto, Nintendo deve diventare la nuova Disney. Ha i franchise giusti, le persone giuste, la creatività giusta. Vediamo, vediamo adesso come evolve. No, la CO2 è alta in, questo, in questa stanza. Posso prenderne un altro? No, vero? Netflix 4 live action di anime e manga in 3 anni. Cos'è che ha fatto a parte One Piece? Che mi è piaciuto One Piece, ma solo perché non sono fan del manga e non l'ho letto, quindi sarà per quello. Molti fan hanno detto che fa cacare. Ho ancora lo scatolone di Kudo qui che dovrei sbarazzare. Appunzello la finestra. Ah. Esce Yu Yu. Che cazzo è Yu Yu? Preparano My Hero Academia e Naruto. No, come Naruto? Boh, a me fa cagare. Vedere gli anime trasposti come persone mi stonano da morire. A Juju degli spiriti. Ho capito, non so di che parlate. Ah, Yu degli spettri. Ok. Dite Yu degli spettri. Era difficile? Sì, lo conosco. Tu che sparava col dito. Anime manga to zero? Ultimamente sì. Ultimamente sì. Se lei non ha studiato, cosa dobbiamo fare? No, è che dovete chiamarli con i nomi da anziani. Eh sì, Papigliano, ma è una vita che lo diciamo. Tu sei anziano? Vabbè. Più degli spettri, sì, lo conosco. Vorrei anche vedermi... Allora, l'ho detto, io purtroppo mi sono distaccato dai manga ormai da tanto.
per mancanza di tempo. L'ultimo manga che ho iniziato e mai finito è stato My Hero Academia. Non mi stava dispiacendo. Quello ho... devo finire di Greyman. E anche Soul Eater non ho finito. E Fairy Tail, ma Fairy Tail non è che mi stesse facendo particolarmente impazzire. Questi sono gli ultimi manga che ho abbandonato. E li ho abbandonati all'epoca, eh. Soul Eater mi stava piacendo, sì. Ma anche di Greyman mi stava piacendo. Lo so che era uscito a singhiozzi di Greyman. Non mi ricordo se ero in pari. Soul Eater è fedele al manga? Non lo so, io leggo solo manga. Gli anime non li ho guardati perché... da fan dei manga, ai miei tempi, gli anime erano una merda. Nel senso che... filler, allungamenti di brodo e varie rotture di cazzo. Adesso io sto guardando con l'Ale Naruto, che io ho letto solamente il manga. E io ho capito perché Naruto vi fa cagare. Adesso ho capito perché la gente che parla male di Naruto, perché parla male di Naruto. Perché il manga è una merda. Cioè, scusami, l'anime è una merda. Ogni 3 secondi le puntate durano 20 minuti e ogni 3 frasi c'è un ricordo di una vecchia puntata. Che palle! Pieno di filler, no, sì, esatto, non solo. Ragazzi, leggetevi manga, per l'amor di Dio. A me è piaciuto, non è dispiaciuto Naruto. Per niente. Però ho capito perché adesso la gente c'ha problemi. Un oggetto è che... ma non lo faccio. Tiè, dammi questo. One Piece uguale. Nel senso che ha lo stesso problema o che è uno a uno col manga? ...40 secondi... sì, ce la facciamo. Ma pensa a 10 episodi filler. Tutte le serie vecchie hanno i filler. Ma non solo. In Naruto... anche dei mini flashback dei personaggi che sono una vignetta nel manga, nell'anime... devono rifarti vedere tutta la scena. Ed è una rottura di cazzo. È una rottura di cazzo. Però nel manga è un balloon, te lo leggi, oppure te lo ricordi, schippi avanti. Quindi capisco perché Naruto è bistrattato. Ah no, merda, devo fare la lastra. Niente, come non detto. Vabbè, la metto a lavorare, vado a dormire. Ciao. Le serie moderne non hanno più filler perché fanno stagioni e interrompono. Una volta erano infinite. Esatto. Allora, però... passo indietro. Ho smesso di guardare gli anime perché all'epoca leggevo il manga e quando mi guardavo l'anime mi cagavo il cazzo. Ok? Boh. Adesso... non leggo neanche più il manga perché mi manca il tempo. E quindi vorrei recuperare il mio lato otaku, ormai lo dico da 2 anni, perché sono tornato in Giappone e mi è piaciuto da morire e voglio riconnettermi con quel mondo. Il problema è che adesso... grazie Kud per le 10 sub, ringraziate tutti Kud. Il problema è che adesso mi sono distaccato talmente tanto che faccio fatica a guardarmi gli anime per 2 motivi. Uno perché per anni li ho evitati.
perché erano anche una merda. Ad esempio, mi sono guardato Shaman King, che era diventato una merda. Mi sono guardato Death Note, che era una merda. Mi sono guardato... Cazzo, qual era l'altro? Ce n'era un altro che mi ha fatto cagare. Full Metal Alchemist. Pure quello era una merda. E allora Riccardo, dai una cospicua mancia. Faccio fatica. Riccardo, dai una cospicua. Hai provato i manua? Cosa sono i manua? Riccardo, dai una cospicua mancia. Ti risposto un po' più sopra il fondo. Ma no, io non voglio parlare di Full Metal Alchemist. Riccardo, dai una. Grazie anche a Ghiso per i 76 mesi. Quindi adesso faccio fatica a riavvicinarmi agli anime. E questo è il primo motivo. Perché prima erano merda tutti. Il secondo motivo qual è? Il fanservice. Ed è il motivo per cui sto facendo molta fatica a rientrare nel mondo dei manga. Al di là della mancanza di tempo, i manga ne ho comprati diversi, ce li ho anche qua, guardate. Li ho proprio comprati. Mi sono comprato. Vabbè che mi stavo rileggendo Naruto e Dragon Ball, ma quello era una mia cosa. Cazzo, il secondo manga di Elden Ring non è mai uscito? Aspettate che questo non ve lo posso far vedere, lo rimuovo. Ecco qua. Perché era un libro in anteprima che, vabbè, ho comprato. Era... Vabbè, non so neanche se ve lo potevo dire. Comunque, ecco qua, guardate. Demon Slayer, Elden Ring e Naruto. Vedete che li ho comprati? Demon Slayer, poi dopo non sono più andato avanti. Proprio per mancanza di tempo. Eccoli lì. L'anime Fullmetal Alchemist è una merda? Oh, non c'entra un cazzo col manga. Certo che è una merda. La parte finale di Shaman King, una merda. Ma non solo, anche Shaman King è pieno di filler. Ragazzi, fa cagare. Demon Slayer è meglio l'anime. Comprare Demon Slayer è masochismo? Ma non lo so, ne ho comprati due. In realtà ho comprato il primo, non ho ancora letto il secondo. Era carino. C'è Fullmetal Alchemist Brotherhood che vuole dal manga. Certo, però io ho visto quello prima perché sono vecchio. Ragazzi, io vi sto raccontando di quando ho smesso di guardare gli anime. Lo so che Brotherhood è paro paro, però facendo un passo indietro, io vi sto spiegando perché mi sono distaccato così tanto dal mondo degli anime e dei manga. E poi il fanservice. Shaman King è uno dei miei manga preferiti, pensa. E l'anime mi ha fatto cagare. Ma guarderò Brotherhood e Mary, credo. Ma il problema rimane. No, secondo me non mi state capendo. Vi sto dicendo che sto facendo fatica a riallacciarmi agli anime per questo motivo. Perché io sono sempre stato un lettore di manga che mi piaceva molto di più leggere il manga che guardare l'anime. Adesso non ho più tempo per leggere i manga, purtroppo. E faccio fatica a riattaccarmi agli anime, perché all'epoca facevano cagare, erano tutti filler, e adesso hanno messo poppe ovunque. E io, sinceramente, di essere ingolosito, di avere un'erezione mentre mi guardo un anime, mi girano le balle. E sto facendo fatica. Oh, good. Both built. Devo riuscire a scollegare il cervello e distaccare gli hentai dagli anime veri e propri e guardare quelli. Però faccio fatica. We were just discussing. Dai, mi dica, signor. We were just discussing a particular sample. Well, dimmi. Zeke and I have been, as I was coming home from this last expedition. Weird thing was, the place had some. Sì. The point is,
Zeke wants to know why the algae. Okay. What are you looking for? Un'algheria vuole, una cella idroponica, vuole nutrienti, vuole una pizza. Cool. Dai. My, what an adventurous pair of bill. Oh, I do. Can we all keep this under? Va bene. I know. No problem. È un segreto. Thank you all. Now, to get through the door. Ce l'ho. Mi manca la tuta protettiva, però. Well, there's four of us. We're going to no problem here. Ah, minchia, devo farlo per tutti. Va bene. Mazza signora. Non penso che non ci sono poppe, no. Io credo che il 90% degli anime si possono guardare mentre si fa altro. Anzi, forse è l'unico modo per farlo. E vabbè, però è per quello che riguadagnerei nel tempo. Però non lo so. Adesso mi sto riguardando House of Cards. Oh, che bello. Che bello. Mamma mia. House of Cards. Ve lo giuro, io lo metto sullo stesso livello di... di Game of Thrones. Parte da Dio, è bellissimo e poi diventa una merda rovinosa. Che palle, che bello che è House of Cards. Eminence in Shadows. Sapete che, e qua dirò una bestemmia, JoJo non l'ho mai visto, né mai letto, e molto probabilmente non lo farò mai. Però questo è chiaramente solo un mio goffi. Cos'è? Ah, ok. Ok. Perché non mi piace il disegno. Non mi piace proprio lo stile. Ha lo stesso problema di Ken il guerriero, Saint Seiya e compagnia bella. Non riesco. No, vabbè, non riesco. Io sono veramente infatti io dovrei essere il lettore di One Piece. Non mi ha mai preso, mai preso, cazzo. Perché lo stile mi piace da morire. Parla di pirati. Non lo so, sarà che è talmente tanto gigante che mi affatica a pensarci. Ma con ce l'ho già. Picozza martello, devo fare... tutte le coti devo fare, che palle. Perché questo fa solo lastre di marmo? Non ho capito. No, l'asse di legno duro mi deve fare. In realtà me ne servirebbero di più. La sei marmo non l'abbiamo già consegnata. Ah no, dobbiamo ancora farlo, ok. Non capivo. Ok. E la tua stessa idea non mi attirava. Ho ripreso dopo Arlong e da lì ho preso e mai mollato. Capisco, capisco. Però dovrei... Vorrei proprio... tornare a leggere. Vorrei proprio tornare a leggere. Ecco qua. Catch you later. Boh. Un pista di leggere all'inizio un po' pesantuccio. Poi incredibile, il mio preferito insieme a Slam Dunk. E anche Slam Dunk c'ha lo stesso problema degli altri per lo stile di disegno. L'unico sportivo che ho letto era Eshield 21. E mi è piaciuto molto. Però non ho termini di paragone, devo dire. Dobbiamo comprare delle coti. La tuta protettiva come si fa? Mi è piaciuto molto Eyeshield.
Poi era uno sport anche più nelle mie corde, che mi intrigava sicuramente di più. E poi oggi come oggi, se non è in digitale, il manga non li compro. Già ho poco tempo, se devo anche riempirmi casa, che non ho spazio. Mi spiace, ma non li compro. Sono scomodi da leggere. Oh, aspetta, banco da lavoro avanzato? Posso? No. C'è roba che chissà che cazzo è. Come si fa la tuta protettiva? Mi serviva il coso più grande, ma aveva detto. Aspetta. No, macchina da sartoria, ok. Questa qua va bene? Va bene. Mi serve anche la tela. Giustamente. Dove compri manga in digitale? È nello store della Apple, dall'applicazione Libri. Sono molto tentato di fare la cazzata e comprarmi il Kindle più grande. Perché io ho il Kindle, quello piccolino, e mi trovo benissimo per leggere i libri. C'è il Kindle più grande. No, non ci sono tutti. Devo aspettare che aggiungano. Devo aspettare che aggiungano, purtroppo. Il Kindle più grande... E quello sarebbe ottimo per leggere i manga. Però... Non so. Cioè, sono tanti soldi per una roba che... Rischierei di non sfruttare. Cazzo, solo 5 ne faccio. Per manga intro da Dio con il tablet. Mi trovo molto bene anch'io con l'iPad, però non è così comodo. Cioè è pesante e grosso. L'iPad base secondo me batte il Kindle. Non è lo stesso prezzo. Io ho l'iPad Pro, è grande. Non è così comodo. Dovrei prendere un iPad più piccolo, però a sto punto mi compro il Kindle. Ma non costa uguale, no? Dai, quanto costa quel Kindle lì? Scusa. Non mi ricordo come... Io ho l'Oasis. $4,49 viene. Cioè, sono soldi, per l'amor di Dio. 10 pollici. È quello che usa a Panda Piace, questo qua, per leggere. Lo Scribe, solo che è pensato ovviamente anche per scrivere. Però il form factor giusto, ve lo linko. Tanto lo sconteranno. Tenetevi il link. Siamo lì, secondo me, è il cazzo. A parte il fatto che il mio iPad costa un botto. Costa 2000 euro il mio iPad, perché ho preso la memoria grande per montarci video, cosa che sto anche facendo e mi sta piacendo molto. Però è grande, è più pesante, è molto pesante. Dai, sentami stare, non voglio! Posso aiutare. Non è vero, ma posso aiutare. 2000 no, ma 1000 tutti. Buona giornata, Joker! Oh, e il mio pranzo dov'è? Cazzo, non mi dire che me ne devo andare a prendermelo perché non hanno fatto l'ordine.
preso in carico. Scrivo l'assistenza, sennò mi tocca andare via e mangiare in macchina. Che rottura di coglioni. Ecco qua. Che mangiamo di buono? Ma niente, ho ordinato a Burger King, figurati. È per far presto, perché devo essere a Luna all'asilo di Sif e poi dopo devo andare a fare il cambio gomme. Però mi stanno già girando abbastanza i coglioni. Tra l'altro una caricatina al telefono gliela potrei anche dare, visto che sono fuori tutto il giorno, poi... Non credo che mi servirà, però sai com'è. Sì, sì, la sto facendo la dieta, Ricky. È solo per questione di tempistiche. L'alternativa è, mi carico Sif in macchina, vado da Burger King, mangio in macchina e porto Sif all'asilo. L'ordine è stato accettato al ristorante. Guarda un po'. Adesso che gli ho rotto il cazzo. Spero che arrivino in tempo, perché sennò vado via. Basta. Osifone, sono 27, come il numero del cobalto che si trova nella B12. Grazie mille. Tavolo buono che conosco il No, sto andando bene con la dieta. Adesso mi sto un attimino riprendendo con gli equilibri, perché comunque non ho mangiato secondo la dieta nell'ultimo periodo. Però adesso mi sto rimettendo in carreggiata e sta andando bene. Boom. Bon. Ok. Chissà perché questo qua si è seccato e gli altri no. No. Ma è pronta da raccogliere sta roba, secondo voi? No, non è ancora pronta. Ok. Vabbò, salvo e chiudo. Blue Tiger, 18 mesi, grazie mille. Bene. No, si pronuncia Aigo. Io ho ancora il Kindle Paperwhite da 6 pollici preso a gennaio 2013. Ma guarda che io mi sto trovando benissimo col mio Oasis. Ho preso l'Oasis per poter leggere anche in vasca e mi sto trovando benissimo. Benissimo. Però lo schermo è molto piccolo per i fumetti. Lo schermo è tanto tanto piccolo per i fumetti. E non riesco. Ci ho provato, non riesco. È troppo piccolo per me. Che basterebbe leggermente più grande, ma è piccolo. Infatti 10 pollici sono pure troppi. Il mio da quanti è? Ve lo dico. Il mio è da... 7 pollici. Ah no, sì, 7 pollici, ok. Un po' più grande, allora 10 sì, ci sta.
Però forse anche 8-9, eh? Però mi piace da morire il mio Kindle, sono proprio contento. Mi sono fatto prestare per capire, ma l'iPad mi sembra la scelta più sensata tra libri, fumetti, video e app. Sì, ma l'iPad è scomodo perché è gigante e pesa. Non mi trovo bene a leggere a letto. E che dobbiamo fare? Sono d'accordo, è vero. Se riesci a scendere a patti con questo, tenere l'iPad con una mano sola pesa a letto. Esatto, Florence, è quello il problema. Non voglio andare in giro con mille robe. Ed è infatti il motivo per cui non ho mai comprato nient'altro, infatti non sto comprando fumetti. Uso Sif come stand. No, io leggo sempre su un fianco. E infatti mi trovo da Dio con l'Oasis perché ha i tasti. Tic, leggo. Va bene, dai, che è giovedì. Un giorno prima di venerdì. Scrivete Termosifoni, dai che domani è venerdì. Noi ci vediamo stasera con Captain Claw. Mi raccomando, non perdetevelo. Mi raccomando, eh? Non vedo l'ora. Buon proseguimento, buon pranzo e auguratemi buona fortuna che devo girare come una trottola. Ciao!